Allora, un inizio non proprio buono per voi, che cosa è successo stasera? Ma c'era tanta pressione da parte di Civitanova, soprattutto nella battuta. Cioè, sapevamo che è fondamentale qua, in questo palazzetto. Quindi noi non siamo riusciti a giocare punto a punto con loro. C'erano praticamente tutta la partita sopra di noi, quindi così è molto difficile giocare. Avete sentito un po' la tensione della prima gara o il fatto che vi eravate un po' rilassati dopo la semifinale? Ma secondo me c'è l'ultimo periodo dove erano tanti viaggi, tante partite, quindi praticamente non siamo fermati proprio. Forse Civitanova, Lube c'era più riposata, non lo so. Però dai, ce l'abbiamo una settimana intera adesso, che Lube gioca quella Final Four a Roma e dobbiamo eliminare questi nostri errori e concentrarsi per le nostre cose che non andate bene. A Trento finora siete stati imbattibili, cosa dovete fare in più di questa sera? Sì, a casa a Palatrento siamo molto fiduciosi, invece fuori casa mi sembra l'ultimo mese che giochiamo fatica, quindi dai, speriamo che ci aiutano i nostri tifosi e questo nostro palazzetto.